pomeriggio. Francesca Fiorentino, agenzia GRT. Anzitutto, lei è semplicemente la più brava di tutte, punto. Lei ha parlato dei suoi quattro figli come di una sorta di ancora per la realtà. Visto che lei ha interpretato molte volte nella sua carriera il ruolo di madre, volevo sapere se, come il personaggio di Mamma Mia, soffre un pochino questa sorta di sindrome da distacco o se ha mai provato direttamente questa sorta di sindrome del nido vuoto. Grazie. Oh my God. Sì, sì, lo sento ogni giorno, il primo giorno di scuola è stato un momento di grande separazione, l'ho sentito quando ho conosciuto la prima ragazza di mio figlio, è una serie di separazioni graduali e costanti da quando nascono e cominciano ad allontanarsi da noi, dobbiamo essere pronti ad affrontare questo, certo, però... I have three children who have graduated from Io ho tre figlie che si sono già laureate e uno che sta finendo la scuola superiore. Due di questi tre figli laureati sono tornati a casa, quindi diciamo che ho una casa piena. Mio figlio è andato via, ma le due ragazze che sono laureate sono tornate a casa e vivono con me. Allora, Maria Stella Taccone, per favore. Salve, è un piacere conoscerla. Volevo chiederle, il film racconta la storia di una madre e una figlia. Quando sua figlia Mami le ha detto che voleva intraprendere la sua carriera, quali consigli le ha dato? Poi ho letto che il suo modello è sua mamma, se ci dice in che senso. Grazie. Io ho moltissimi amici che sono attori e che non hanno avuto successo e che quindi si dedicano al doppiaggio, alle pubblicità. Io sono andata anche a scuola con alcuni di questi cari amici, amici che sono miei amici da tanti tanti anni. Quindi i miei figli fortunatamente hanno potuto capire come questo mondo sia un mondo di luci e di ombre, i miei successi e gli insuccessi dei miei amici, quindi sanno perfettamente che cosa c'è di buono e cosa c'è di meno buono nel nostro settore. Tuttavia, forse, non hanno ancora capito come io possa essere stata così ottimista quando ho iniziato. Sapevo che sarebbe stato difficile avere successo e malgrado questo io mi dicevo, ma certo che ce la farò, perché? Perché sono io. I miei figli sono molto più invece concreti, sanno perfettamente qual è il prezzo da pagare, che cosa li attende qualora dovessero intraprendere questa carriera e quindi sono liberi di scegliere e sono liberi di fare ciò che ritengono più opportuno e io non posso veramente dire nulla a loro se non esprimere la mia gratitudine per aver avuto la carriera che ho e che mi ha fatto crescere, che mi ha sostenuto in questi anni. Io ho amato quasi, direi, tutte le esperienze che ho fatto in questo, questa mia vita di attrice. Mia madre, sì, giusto, giusto. Io una volta ho detto a mia madre, se tu non fossi stata una madre, che cosa avresti voluto essere? E lei mi ha detto una cantante di piano bar. Esattamente una cantante molto coinvolgente da piano bar. Quindi vedete, le aspirazioni al mondo dello show business sono congenite nella mia famiglia. Fuori dalla portata visiva. Buongiorno, al Festival di Roma verrà presentato Theater of War, che è il backstage del suo Madre Coraggio a Central Park. Volevo sapere come mai lei ha deciso due anni fa di fare Madre Coraggio, cosa l'ha spinta a questa pièce così dura fisicamente e emotivamente? Well, it was something that, you know, there's a lot of frustration about sometimes. For Americans, c'è una grande frustrazione per
quegli americani che sono in disaccordo con la direzione che in questo momento è stata scelta per noi, per il nostro paese. E quindi questa energia, questa rabbia poteva essere espressa in questa opera, un'opera che io direi possiamo definire come una delle più, dei più forti atti d'accusa contro la guerra. E quindi non so se sia una giusta interpretazione di questa opera da parte mia, però personalmente ho deciso di interpretare il ruolo per una canzone in particolare. Certo, molto ha a che vedere con i profitti tratti dalla guerra, tuttavia la ragione per la quale io veramente ho voluto fare questo film è questa Ninna Nanna, una Ninna Nanna che Madre Coraggio canta alla Katrina, a sua figlia, la figlia che tiene in braccio. Quindi sono immagini che noi purtroppo abbiamo negli occhi, indipendentemente da dove si svolgono le guerre, e che ci dicono chi è veramente la vittima della guerra, chi soffre di più, sempre la madre. La madre che purtroppo deve chinarsi sul corpo esanime dei figli o dei propri cari. E questa secondo me è la voce di questa disperazione, di questo dolore così profondo espressa in questa Ninna Nanna, ed è ciò che mi ha attratto a farlo. Certo, il film è un po' un documentario, come lei ha detto, un backstage, ma credo che sia interessante poterlo vedere. Ed è stata la mia idea quella di far sì che ci fosse una telecamera che ci seguisse come fosse un documentario. Naturalmente quando poi ho visto il camera mi ho detto no, assolutamente, questo è privato, questo è un mio personale momento di elaborazione del mio lavoro, quindi non sono stata molto facile, però adesso che invece è stato fatto sono molto contenta, perché è veramente una testimonianza anche per la città, perché Central Park, come sapete, è un parco dove tutti possono andare, e anche le opere che vi vengono proposte sono gratis. Recitiamo anche se viene giù il diluvio, e il pubblico altrettanto non lascia mai un'opera anche sotto la pioggia. È un momento straordinario.